non ami pubblicizzarlo, però so che fai volontariato, che vai anche nelle comunità, che lavi piatti, eccetera, è vero? Io aiuto molto Don Germini e le comunità incontro, nelle quali ho fatto il pane, ho lavato i piatti, sono stato con i ragazzi, ho mandato molte persone perché uscissero dalla droga, e quindi per me è un grande onore anche fare cose semplici quando si sta in mezzo ai ragazzi. Hai anche salvato spesso della gente, che, della, dei drogati? Probabilmente sì, ne abbiamo mandati tanti di ragazzi nelle comunità, nel passato molti anche a San Patrignano, oggi più nelle comunità incontro di Don Germini, molti di quei ragazzi li rincontro. Giorni fa sono entrati in un palazzo, stavano facendo dei lavori di restauro del palazzo, è sceso dall'impalcatura un ragazzo, tutto sporco di calce, ma abbracciato e baciato. Ero vestito di scuro perché era un pranzo anche di rappresentanza, era un ragazzo che avevo salvato mandandolo da Don Pierino, sono arrivato a questo pranzo tutto inzaccherato. Dice, che è successo? E gli ho raccontato che nelle scale questo lavoratore è sceso, grato, mi ha abbracciato, non è che gli potevo dire ho un pranzo con 50 persone da fare un discorso. Mi sono presentato pieno di calce, però era una sporcizia frutto di una vita salvata.